Quante cose abbiamo in garage che non vengono mai utilizzate? Ecco, oggi parliamo di quelle cose inutili che sono finite qua dentro e anche nei vostri garage per errata curiosità o acquisto azzardato. Sebi Torrisi, Creative Solutions. Chissà poi a quanti di noi è venuto l'istinto di buttare via diversi articoli dopo aver speso minuti preziosi della nostra vita per capirne l'utilità e il funzionamento. Iniziamo dal famoso e cosiddetto kit per estrazioni viti dalla testa rovinata. Teoricamente questi inserti, tramite il loro tagliente montato diciamo al contrario, dovrebbero acchiappare la vite rovinata, chi ha la sede rovinata, e trascinarla con sé per svitarla. Quindi si preparerebbe una sede con una punta di trapano oppure giocando con lo stesso tagliente, svitando. Numero uno, già il fatto che, eccomi qua, c'è un attacco per l'avvitatore, che in questo caso sarebbe uno svitatore a impulsi, già l'impulso rovina tutto. Infatti si sono rovinati un po' i taglienti, forse per la scarsa qualità del kit, che non pagai neanche poco, ma comunque non ho concluso nulla, perché o scavavo la vite ancora di più oppure rovinavo il tagliente, che anche se era scadente comunque andava via via consumandosi. C'è qui una filettatura che fa capire che quando poi si va all'interno della sede della vite spanata si dovrebbe afferrare ancora di più il pezzo rovinato, ma a me non ha funzionato. Fatemi sapere comunque se vi rispecchiate in questo tipo di esperienza e se esiste un kit migliore su cui vale la pena spendere qualcosa in più che comunque effettivamente funziona. Lo conoscete questo coso? Però promettetemi che chi ci ha avuto a che fare mi racconta la sua esperienza attraverso i commenti. Bene, lo vidi installato grosso modo in questa configurazione in umbrico, per cui questa sarebbe una base di appoggio dove ci sono dei fori per avere la comodità, quindi una sorta di rastrelliera, di poter mettere diversi utensili di questo tipo. Ogni tanto ce n'è qualcuno che fa i capricci, quindi sceglieremo per esempio l'asola più grande, vedete, e anche i martelli dal foro più grande. Peccato che dopo una settimana sto coso si è piegato tutto. Installai 1, 2, 3, 4, 4 rondelle larghe sotto le viti per, diciamo, irrigidire la base di appoggio. Si è piegato lo stesso e ho forato in altri 1, 2, 3 punti. Niente da fare, smontai tutto e lo bocciai. Quindi ci sono numerose asole che predispongono il caricamento di diversi utensili, però dopo 10-12 pezzi che dovrebbero fare circa 1-2 kg, sto coso non regge più perché si piega facilmente. Quindi per me è da bocciare e aspetto la vostra reazione. Altro articolo da dimenticare: chi è ferrato nell'elettricità comunque e del mestiere dovrebbe averlo visto spesso pubblicizzato dai vari store o comunque anche nei social, perché appariva sempre sto coso che o in manuale o attraverso questo codolo, quindi attaccato in un trapano, avrebbe permesso di collegare con facilità diversi fili in una scatola di derivazione. Il principio doveva essere secondo me quello di riuscire a incidere, vedete, la guaina attraverso questi taglienti, e mentre sto coso girava, che poi attorciglia la parte di sotto, vedete, dovrebbe incidere la guaina, toglierla e mentre ruota unire tutte le parti in rame e formare un collegamento, utilizzandolo in maniera manuale oppure in maniera, diciamo, semi-automatica con un avvitatore, sperando di non farsi male, perché andrebbero rimosse queste parti. Bene, io non ho concluso nulla, non ci sono riuscito a farlo funzionare, probabilmente perché sarebbe più indicato nei fili monorame, quelli con rame rigido, e forse in quelli intrecciati che abbiamo qui, soprattutto in Italia, non funziona. Fatto sta che per me questo è da bocciare. Fatemi sapere se avete avuto a che fare con questo articolo. Per chi ama la tecnologia, la novità, l'evoluzione, non prendetela male, ma ci sono cascato pure io. Il metro digitale, non che non sia preciso tecnologicamente e funzionante, ma è praticamente inutile. Io, oltre il lavoro che svolgo qua dentro per creare dei contenuti, svolgo un'attività parallela che mi impegna da 15 anni a prendere misure. Quasi ogni giorno sono a prendere misure, ho a che fare con i millimetri, quindi sarebbe comodo per la precisione che ha, perché c'è questa rotellina, ma è praticamente inutile. Non trovo uno scenario applicativo che mi permette di utilizzarlo
per come dovrebbe essere utilizzato, perché sul legno si intasa la rotellina per il truciolo, sul cemento o sulla muratura ci sono parti spigolose e regolari che strisciano qua sotto, quindi qualche diciamo tacca viene falsata. E poi non trovo un altro scenario che mi permette di utilizzare praticamente questo al posto dei metri, dei doppi metri di legno o dei flessometri, che comunque mi faccia apprezzare l'utilità di questo metro digitale. Tanta pubblicità spesa, tanta promozione che comunque secondo me non è andata a buon fine. L'ho visto sui social per un periodo e poi sto coso è sparito, quindi per me a malincuore, anche se è un oggetto interessante, è da bocciare. Adesso qualcuno mi rimprovera perché mi dice: Sebi, tu non lo sapevi che questo kit di pinzette è inutile e non lo vedi mai utilizzare in questo settore? Ma io sono curioso e a volte faccio degli acquisti azzardati, ma non perché possano essere stati compiuti in uno store oltreoceano, matrice cinese, orientale, come lo vogliamo chiamare, ma proprio perché ogni tanto siamo sfortunati agiamo in maniera azzardata senza consultarci e capire un attimino se effettivamente questo, ad esempio, kit di pinzette potrebbe essere utile a qualcosa, anche se riesco a piegarlo con motivazione, perché potrei adattarmi nella situazione più complicata da gestire. Non si riesce ad applicare forza, io non riesco neanche ad afferrare una rondella o una vite perché non si riesce proprio ad applicare forza, scivola via. Quindi per me questo è un kit inutile, neanche a un orefice, perché l'orefice avrebbe quelli adatti, quelli diciamo di fascia più alta, ma in questo contesto per me questo kit, ne manca qualche pezzo perché l'ho già lanciato via, è inutile. E sempre in tema di spesa in kit inutili, non fate l'errore che ho fatto io di acquistare 10 milioni di cacciaviti di precisione a meno di un centesimo, perché poi perderete più tempo per buttarli via o per capire perché la punta di questa versione a croce, che non si capisce se è PH o PZ, ma questo poco importa in questo caso, si consuma così velocemente o vi spana la testa della vite, oppure questa parte gira a vuoto o si stacca anche il pomello che c'è sopra rischiando di farvi male, quindi si perde poi più tempo per imprecare che a spendere 10-15 euro in più, avere meno pezzi ma più di qualità, per esempio puntando su un modello del genere e avere più precisione e più durata. Me l'ero scordato, quindi da bocciare. Se si ama è perché si pensa che averlo in garage potrebbe essere utile nel caso in cui ci fosse da forare o da fare serraggi in una posizione scomoda. Quindi l'avrò detto bene? Questo è l'alberino flessibile che ci permette di spostare l'asse di rotazione di un avvitatore a impulsi, perché ha l'attacco esagonale. Quindi io intanto escluderei il discorso foratura, sia perché agganciarlo in un mandrino che non è esagonale già inizia a farmi capire che ci sono dei problemi, perché ogni tanto aggancia e ogni tanto no, e poi perché la parte terminale ha l'attacco esagonale, quindi è più difficile gestire la foratura con un attacco di questo tipo. Per cui parliamo di serraggi. Io lo odio perché ogni volta nelle pubblicità, negli annunci sembra tutto facile, ma quando, per esempio, io lo fermo solo con la mano, dobbiamo effettuare un serraggio, vedete, e l'ho bloccato solo con la mano, inizia ad attorcigliarsi. Effettivamente non è vero che trasmette tutta questa forza, soprattutto perché con questi passi dovrebbe essere indicato per effettuare serraggi. Ci ho provato, mi sono sforzato in tutti i modi, poi ci sono riuscito, ma vi dimostro che sto coso, questo alberino flessibile, quando è in una posizione più scomoda, che poi è quella su cui dovrebbe avere senso l'esistenza di questo coso, si attorciglia, fa in questo modo, perché la coppia ovviamente è trasmessa anche dal più piccolo avvitatore o svitatore, in questo caso a impulsi, fa resistenza con la testa della vite perché deve avvitare o svitare, e quindi si attorciglia questa parte. Per me sto coso, per come viene valorizzato nella teoria, è inutile nella pratica. Mi pare che siamo al settimo articolo inutile, mi fermo qui perché avrei anche altri articoli da mostrarvi magari in un altro video, ma vorrei capire un po' la reazione vostra, se vi ritrovate con quello che ho detto io, se in altri scenari, in altri contesti, l'inutilità
che io ho rilevato in questi articoli potrebbe essere utile in altri contesti e sotto altri utilizzi. Andiamo a questo mini trapano portatile che poi, quando i nomi propri diventano comuni, viene chiamato anche mini Dremel, che poi il Dremel è la marca di quello che l'ha fatto migliore. Storia lunga, l'ho riacquistato e ho fatto di nuovo lo stesso errore di spendere poco per un articolo per cui va investita qualche decina, anche trentina di euro in più e avere qualcosa più di qualità. Questo mini trapano, vedete, che va connesso con un alimentatore, si blocca spesso perché questo pistoncino, che dovrebbe essere quello che blocca il mandrino per avvitare e svitare i piccoli inserti, viene giù durante l'utilizzo. Questo mi è capitato anche nell'altro modello, non so perché, forse la piccola molla si intasa subito, tralasciando il fatto che non è tanto comodo per cambiare gli inserti, ma ogni volta mi rimane chiuso questo pistoncino e vedete, quando lo avvio devo tirare su questo pistoncino. Mettiamola così, che è un difetto, sono stato sfortunato nei due acquisti, ma quando lo metto in moto, vedete, non ha completamente forza. Quindi se mi dovessi sforzare anche di effettuare un piccolo restauro, vedete, sto coso si ferma anche messo al massimo, non ha forza completamente. Io non lo consiglio neanche per modellismo e neanche a un estetista, non che io voglio togliere importanza a un estetista, ma perché si utilizzano queste cosiddette frese, adesso mi sono ricordato anche il nome, a penna, per diciamo la pulitura delle unghie, nail art se non sbaglio si chiama. Minchia, l'avrò detto bene. Ma questo non è un kit per estetista, anche perché è pieno di utensili che hanno a che fare comunque con il taglio, la molatura, la foratura con le punte. Ci sono punte di trapano qua dentro, quindi non ho sbagliato nell'acquisto con un articolo da estetista, anche perché quelli costano molto. Il variatore e sulla base lì c'è l'aspiratore, quindi sono sicuro che viene commercializzato per il fai da te, per il restauro, per il bricolage. Scusate, qui c'è anche una seghetta dentata che va installata qui. Però quando ho tagliato la scatola di derivazione in PVC in un video, ho dovuto fare molte più passate di quelle che avete visto, ho dovuto tagliare lì un po', anche perché il focus non era l'attrezzo ma era il progetto in sé. Scalda così tanto che poi si blocca sto coso e devo aspettare che si raffredda mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi ci perdo anche le speranze, quindi proprio da bocciare. E sempre in tema di articoli che hanno a che fare col mondo del fai da te, filtrando le esperienze positive rispetto a quelle negative, sul mio canale Telegram quotidianamente pubblico delle offerte, degli articoli che secondo me possono essere interessanti a tutti quelli che orbitano attorno al mondo del fai da te e anche a quello professionale. Vi basterà cliccare sotto il video, attraverso la descrizione, un link che vi porterà direttamente sul canale Telegram e guardare quotidianamente se ci sono offerte che vi possono interessare. Sarò stato severo, forse giusto, forse meno, però spero che attraverso i commenti possa leggere qualche testimonianza che abbia a che fare o con questi articoli che per me sono negativi, sono inutili, io li classifico così, almeno in questo scenario, o possibilmente su altri articoli, e quindi darmi lo stimolo anche per aprire un confronto. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate, a prescindere dall'esperienza diretta o meno, su questo tipo di articoli, sempre attraverso i commenti. Da Sebitorisi è tutto, io vi ringrazio e alla prossima.